Mister, è tutto pronto per una partita che vale una stagione? Sì, ci siamo preparati bene, siamo coscienti del fatto che la partita ha un suo peso, una partita decisiva, e quindi d'altronde il calendario Scherzi del Destino era un po' in programma e era ipotizzabile questo tipo di situazione. E quindi lo scenario che si è venuto a creare in classifica recita così, però noi siamo pronti. Grazie agli ultimi buoni risultati si arriva insomma con uno spirito abbastanza soddisfacente, anche forse, non lo so, questo me lo dica lei, se è vero, anche forse potremmo contare su due risultati su tre, o no? No, il discorso dei risultati non ci pensiamo, perché si punta sempre a ottenere il massimo, non abbiamo questo tipo di pensiero. Ci arriviamo in un momento positivo, perché la squadra da un mese a questa parte ha ripreso quella che era la scia interrotta per un paio di mesi, quindi d'altronde ce l'eravamo anche detti, queste erano partite dopo la partita di Lecce, praticamente iniziava un minimo campionato di 7 gare, e 4 le abbiamo giocate discretamente facendo comunque risultato, e ce ne mancano 3 dove dobbiamo fare obbligatoriamente il risultato contro chiunque a partire già da domani, che potrebbe essere addirittura decisiva. Stiamo subendo di meno anche a livello numerico, un gol nelle ultime 4 partite, oggettivamente poco, e siamo ritornati a fare punti anche e soprattutto per questo. Però questa partita può essere un po' particolare, perché è vero che giochiamo in casa, ma giochiamo contro una squadra che deve vincere a tutti i costi e forse ha delle caratteristiche che sono diverse rispetto a quelle delle altre 4 squadre che abbiamo affrontato in questo miniciclo di partite. Quali possono essere un pochettino le difficoltà e il modo in cui approcciarsi a questa partita anche da un punto di vista tattico? Loro sono una squadra che sicuramente hanno un risultato a disposizione, hanno tra le squadre della media o bassa classifica uno dei migliori attacchi, questo dobbiamo tenerlo presente, una squadra che è vero che subisce qualche gol di troppo, ma allo stesso tempo ha 2 attaccanti davanti che, se non sbaglio, hanno fatto 20 gol. E ciò la dice lunga sul fatto che è una squadra che predilige spesso giocare con palla lunga, cercando subito la giocata di questi 2 giocatori che hanno qualità, hanno fisico, hanno tecnica, quindi la maggior parte dei risultati li hanno ottenuti in virtù del fatto che hanno comunque davanti un buon bottino di reti. Però noi, indipendentemente che possano giocare un modo o nell'altro, guardiamo in casa nostra, perché sappiamo che davanti possono avere un punto di forza, ma sappiamo anche che possiamo metterli in difficoltà. Anche sulle palle native sono una squadra abbastanza pericolosa. Squadra fisica, l'abbiamo vista anche all'andata, e dove ci hanno messo in difficoltà con questi continui palloni lunghi sugli attaccanti, sui calci piazzati, perché hanno tanti giocatori sopra il 1,80 m, dovremmo stare attenti a concedere pochi falli dalla tre quarti in poi, perché possono essere pericolosi, perché poi vengono a saltare in 6, a volte anche in 7. Mister, naturalmente c'è attesa, ma immagino anche che ci sia convinzione. Le chiedo se magari c'è anche un po' di timore per questa partita, insomma qualche piccola paura che le cose si possano mettere male, non lo so, mi dica lei qual è il sentimento in questo momento che circola nel gruppo. No, il sentimento è di positività, e sicuramente quando si va a affrontare uno spareggio, una partita secca, gli episodi, i momenti decisivi della partita vanno vissuti con grande attenzione. Si teme solo eventualmente un episodio negativo, però quello fa parte di un gioco. Noi siamo preparati a fare 97-98 minuti con grande attenzione, con grande intensità, con grande determinazione. Questo è da un mese che la squadra si allena su questi concetti, mi sembra che siano stati applicati in pieno. Poi normale, il timore c'è sempre, c'è un avversario, c'è un episodio, però abbiamo un pensiero positivo. Vabbè, insomma, un mese fa pensare di arrivare così a questa sfida forse non era facilissimo da fare, invece ci siete arrivati, fortunatamente questi 3 punti in più comunque sono un bel fardello, un bel peso, no? Insomma, di cui bisogna tener conto. No? Fino a un mese fa veramente vivevamo una situazione molto dura. Prima della partita con la Lupa Castelli è stato un momento forse più difficile,
però abbiamo saputo rialzarci e visto che non siamo affondati in quel momento, sarebbe veramente deleterio farlo adesso. Abbiamo una cosa in mano da poter stringere, quindi cercheremo con tutte le nostre forze di farlo domani. Personalmente penso che la salvezza diretta del Catanzaro si arriverà, lo speriamo tutti, che sia un piccolo miracolo. Questo poi è un argomento che affronteremo nel momento in cui lo otterremo, perché ci saranno alcune cose poi che è giusto sottolineare, però in questo momento cerchiamo di ottenere la matematica e poi potremo parlare in modo più sereno. Ad Andria ha tenuto fuori Maika per lasciarlo riposare, ma soprattutto per evitargli un giallo che avrebbe implicato una squalifica. Ovviamente ritornerà in campo, ma con quali uomini il Catanzaro può vincere questa partita, se ci sono? Non è importante chi, importante che abbia la maglia giallorossa e che gonfi la rete, francamente andrebbe benissimo anche, quindi faccio affidamento su tutti, perché nei momenti topici, nei momenti cruciali non si può, o perlomeno la nostra squadra con i numeri che si ritrova ha fatto capire che quello che ha fatto l'ha fatto con il collettivo, con il gruppo, non si è mai affidato al singolo, e quindi non penso che anche domani succederà questo, quindi mi affido a tutti quanti, chi giocherà dall'inizio e chi dopo, perché ogni singolo minuto, ogni singolo episodio potrà essere quello determinante, quindi mi aspetto tutto. Il massimo che possiamo dare in questo momento è tutto quello che uno ha dentro, bisogna mettere veramente sul terreno di gioco. Per quanto riguarda le scelte, verranno a volta premiati chi ha più esperienza, chi ha più campionati sulle spalle, oppure le scelte riguarderanno anche altre valutazioni? No, probabilmente si seguirà l'indirizzo delle ultime partite, quindi forse ci potrebbe essere una variazione. La partita di sabato scorso, tra l'altro c'è anche Garufi che ha un risentimento muscolare, va valutata anche questa situazione. Va bene. Grazie.